Buongiorno, benvenuti a ore 12, rigorosamente in diretta. Oggi abbiamo con noi un ospite nuovo, l'abbiamo visto qualche volta in webcam, insomma, poi l'occhio della telecamera è sempre lo stesso, sia web quello normale. Fiore Marro, parleremo di sud, o mezzogiorno, come bisogna No, chiamarlo. preferisco sud, dai. Preferisce sud, Giuseppe, sud è più bello, no? Fieri di essere del sud, meridionali? Noi amiamo chiamarci due siciliani, però diciamo meridionale per far passare, per viaticare, il progetto per il momento va bene. Allora, prima di parlare del libro che ha scritto Fiore Marro, che racconta di uno dei tanti processi che fu fatto nel periodo postunitario, però non è che, insomma, non vogliamo fare una cosa nostalgica, non vogliamo guardare anche al futuro, anzi, soprattutto al futuro. Tu non sei salernitano? No, No, però insomma, no, perché qua parliamo, come in tutta la Campania, di emergenza rifiuti, discariche, il lavoro che è un po' un problema di tutta Italia, quindi non dovrebbe mancare anche a te qualche tu. Dal punto di vista di imprenditore, più che altro. disoccupazione, mancanza di denaro. Ieri c'è stato lo sciopero della CGIL, insomma, si scende in piazza, si cerca di capire come fare, i soliti problemi che pesano sulle spalle dei soliti noti. Paradossalmente, per ciò a cui andiamo noi di questo progetto sociopolitico, questo diciamo è tutta manna dal cielo. Certo che poi pensare alla sofferenza delle famiglie che hanno bisogno di sbarcare il lunario ogni mese, adesso siamo alle soglie di Natale, sarà uno dei peggiori Natali da quando si è costituito il Regno d'Italia, che poi è diventata Repubblica Italiana. Ti dicevo, paradossalmente potrebbe risultare magari una cosa buona per noi perché andiamo a fare in modo che questo territorio possa un pochino cambiare. Però è certo che il dolore di vedere famiglie, giovani, senza denaro, senza poter davvero realizzare anche i più piccoli sogni dà fastidio, ecco, più che altro. Poi vedremo insomma anche quali sono, che cosa succede nel sud del nostro paese, no? In questa miriade, arcipelago di movimenti che stanno cercando, insomma, ripartendo anche da una rilettura storica, di immaginare un futuro nuovo per questa terra, sperando che sia possibile. Vedremo anche questo. Intanto io faccio vedere la copertina del libro di Fiore Marro, La fine dei vinti. Uno dei libri, tu quanti libri? Sono due racconti lunghi, oppure chiamiamoli romanzi brevi e una commedia teatrale. Quindi diciamo questo, La fine dei vinti cosa racconta? Questo, diciamo, è tratto da un processo vero del 1864, che diciamo, fu un processo fatto a Napoli a quattro uomini considerati briganti. Fra questi uomini c'era un signore che fino a qualche anno prima era una sorta di subcommissario di polizia del periodo borbonico. Lui era addetto alla sezione politica e solo per questo pagò un anno di carcere nel momento in cui ci fu il cambio del vento. Questa storia mi ha un po' amareggiato perché poi, ripercorrendo le tappe di questo uomo ligio, probo, una persona seria, a un certo punto poi ce lo ritroviamo che prende la strada della montagna e della resistenza. E questa la dice lunga su poi quello che si è perpetrato nelle nostre contrade. Il fatto che uomini per bene, uomini da bene, uomini ligi, persone che si sono battute per poter essere leali con lo Stato, a un certo punto sono diventati, ecco, una sorta di banditi, i famosi I famosi briganti. briganti. E poi diciamo, non dovremo più lamentarci al giorno d'oggi se abbiamo preso il buono e l'abbiamo reso cattivo. Oggi non dobbiamo lamentarci se un amministratore, un uomo di legge o quant'altro non si comporti come è di dovere. Ecco, Questa è la questo sono morale. gli atti di un Sì, l'ho romanzato un poco, ho inserito un uomo, un giornalista dell'Osservatore Romano, il giornale del Papa dell'epoca, all'interno che racconta la storia. Quel giornalista naturalmente sono io.
che ti racconto in prima la persona. La voce narrante, io racconto in prima persona la storia che è accaduta a questo uomo e alla nostra gente. Allora, noi facciamo un passo indietro anche, insomma, per risolvere un problemino tecnico, che abbiamo un altro ospite che fra poco faremo vedere, teniamo momentaneamente nascosto. Vediamo che è successo lo sciopero che c'è stato in tutta Italia di 3 ore. Parlavamo di queste difficoltà che poi non sono lontane anche, insomma, da quello che succede in economia, da quello che succede nel sud del paese. Sentiamo un po' quello che è successo a Salerno, ripetiamo un po' in tutte le prefetture d'Italia, 3 ore di sciopero. Chiederò anche la tua opinione sui sindacati. Ascoltiamo. Dopo il nulla di fatto al confronto domenicale con Monti, i sindacati sono scesi in piazza uniti in tutta Italia per ribadire il no ad una manovra finanziaria ritenuta dalle organizzazioni dei lavoratori non equa. Anche a Salerno mobilitazioni di CGIL, CISL, UIL e UGL con un presidio sotto il palazzo di governo. Noi siamo coscienti che i sacrifici dobbiamo farli, c'è però bisogno di far pagare anche chi non ha mai pagato, sia perché hanno evaso, sia perché nel frattempo c'è chi ha accumulato grande ricchezza con la speculazione economica. Riteniamo che la patrimoniale debba essere immessa o una tassa di scopo almeno per i prossimi 2 anni. Abbiamo posto all'attenzione del prefetto non soltanto i problemi inerenti allo sciopero nazionale, diciamo, ma soprattutto tutti i problemi che attanagliano la Campania e in particolare quelli della provincia. Abbiamo rappresentato i problemi dei pensionati, i problemi della cassa integrazione, della mobilità. È evidente che il problema è sentito ed è grave, quindi abbiamo deciso di scendere in piazza unitariamente. Nei prossimi giorni si dovrà vedere un attimino come evolve la questione, perché in questo momento con questa manovra recessiva, secondo il nostro punto di vista, è indispensabile la mobilitazione di tutti i lavoratori e di tutti i pensionati. In piazza anche i partiti della sinistra attualmente fuori dal Parlamento, da Sella, all'Alternativa Comunista, al Partito della Rifondazione, che ha distribuito frutta ed ha consegnato virtualmente una lettera a Monti. Stiamo distribuendo le arance perché questa manovra ci riduce alla frutta e noi abbiamo voluto scrivere anche una bellissima lettera da parte dei precari, dei lavoratori, delle donne al professor Monti, proprio perché questa crisi è una crisi che non valorizza i giovani, che comunque impoverisce gli anziani, che rende sempre di più i lavoratori e le lavoratrici senza diritti. Eccoci qua, siamo alla frutta, l'abbiamo visto, anche voi siete un partito fuori dagli schieramenti, non solo i partiti, diciamo, che appartengono all'ex rifondazione, un po' quando si è fuori è anche più difficile far sentire la propria voce, no? Per noi è difficilissimo. Per voi è difficilissimo. Intanto presentiamo anche l'altro ospite, che è Alfredo Cafiero, che è coordinatore nazionale Comitato Due Sicilie. Buongiorno. Che, insomma, diciamo subito, che ha a che fare con i Borboni, i Neoborboni? No, perché spesso, insomma, si fa confusione. No, diciamo, non ha niente a che fare, in senso lato. Storicamente i Borboni facevano parte della nostra storia, quindi faceva parte. Però il riferimento non è Comitato Due Sicilie, riferimento ai Borboni, ma bensì alla nostra regione che si chiamava Regno delle Due Sicilie. Quindi così. Diciamo, non c'è nessuna nostalgia, non vogliamo ci una monarchia. Ci stanno i nostalgici, ma diciamo nell'ambito che dobbiamo fare noi, cioè non c'è una monarchia costituzionale. Scherziamo, perché c'è molta confusione, no? L'abbiamo visto. Qualcuno inizia a far sentire, diciamo, i vari movimenti che vorrebbero un sud diverso, anche dal punto di vista proprio di amministrazione, però diciamo c'è molta confusione, non si capisce bene che... Per la verità noi sabato mattina a Bari, all'Euro Motel di Bari, abbiamo presentato ufficialmente, con il patrocinio di Lino Patruno, abbiamo presentato questo progetto che si chiama Confederazione Duo Siciliana Insorgente Neomeridionalista, proprio perché stiamo cercando di mettere assieme tantissime anime che si occupano del meridione d'Italia, del sud Italia, delle Due Sicilie e anche del mondo borbonico, per creare una sola voce, perché purtroppo, vedi, adesso abbiamo visto il filmato dei sindacati che sono scesi in piazza, sono diventati quasi una voce flebile. Noi tutto ciò lo conosciamo da quando abbiamo scelto questa strada non convenzionale, da quando ci siamo scoperti altri, io dico oltre ad altri. E allora
abbiamo messo un poco di forze assieme, l'idea è questa, è quella di poter incidere nel tessuto non solo politico, ma anche culturale, anche sociale, anche ambientale e perché no anche sportivo per quel che concerne il territorio dal Tronto alla Sicilia. Allora diciamo, si parte da questo, io faccio una sintesi estrema che sicuramente non sarà quella veritiera, recuperiamo il fatto insomma che abbiamo una dignità e un essere felici, fieri di essere del Sud. Primo punto, insomma, non siamo come spesso accade nei luoghi comuni, insomma, lo scansafatiche, la sanguisuga, no? Questa è un po' l'immagine che si ha del partenopeo in generale del meridionale. Partiamo da questo, e questa sarebbe la ricostruzione storica, e arriviamo ad oggi. Cosa vogliamo fare? Insomma, in che modo, insomma, partendo da questo, possiamo cambiare un po' la rotta? Sì. No, vabbè. Noi stiamo praticamente organizzando, diciamo sempre, il nuovo... come dire, è un nuovo progetto che viene da lontano. No, ecco. Ma stiamo creando uomini, perché noi abbiamo al Sud, non abbiamo uomini capaci di gestire un governo, quindi dobbiamo, sì, creare prima la classe dirigente, facendo questo tipo di percorso, quindi creando persone che amano la propria terra e sono capaci di fare politica. Noi non siamo capaci io non sono capace di fare politica, come tanti nei nostri movimenti non sono capaci di fare politica. Anche perché si va un po' oltre, no, quella che è l'immagine della politica. Noi abbiamo schieramento centrodestra, centrosinistra. No, ma no, noi ci stacchiamo da tutti quanti ci stacchiamo e non vogliamo avere niente a che fare con questo tipo, cioè, di l'identità persone. È il territorio. Il territorio. Per la gente e per noi. Per la verità, diciamo, non è che possiamo fare finta che non esiste l'indole, c'è un'indole progressista, c'è un'indole liberale. Per il momento quello che serve è invece l'indole identitaria, territoriale. Poi, diciamo, una volta raggiunto lo scopo di incidere anche politicamente nel nostro territorio, nel nostro mondo, è chiaro che poi ci sono queste peculiarità che vanno assolutamente messe, diciamo, a disposizione. A disposizione.